Martedì, 12 marzo 2019. Memoria di San Gregorio Magno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Dal Salmo 33. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il Suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore libera i giusti dalle loro angosce. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.